A proposito di Russia e Qatar, dei mondiali che abbiamo in programma negli anni a venire, devo sottolineare quanto il calcio e lo sport debbano essere uniti quando si parla di proteste e boicottaggio, perché il boicottaggio non ha mai dato frutti, per cui sono molto contento dei chiarimenti fatti dai politici europei, dal presidente del CIO e da quello della Federcalcio tedesca, che è qui presente oggi. Tutti sono concordi nel dire no all'ostracismo. Dobbiamo andare in Russia, in Qatar. Dobbiamo anche stare attenti alle interferenze politiche, perché nel nostro statuto, nella Carta Olimpica, ma anche nella risoluzione dell'ONU, c'è scritto che l'autonomia dello sport deve essere garantita. It is written, the autonomy of sport must be guaranteed.